Aspetta. Ce l'hanno in cabina, ci sono. Eccomi. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti, siamo qui in diretta nuovamente, qui abbiamo la mitica, lei è la mitica Lady Blue, la nostra mitica cliente, la vedrete appena arriverà. È arrivata. Un saluto agli amici di Instagram, volevo vedere chi, vediamo se la riconoscete. La mitica cliente VIP, mi hanno detto. Sei la cliente VIP o sei super VIP o no? Io sono VIPissimo. Madonna, il capello, sembra un leone oggi, Un capello intelligente. Ciao Lady, come stai? Ciao. Quindi raccontaci la prima esperienza di questi primi mesi. No, quant'è adesso? Non lo so. Vuole un pezzettino e sei diventata una VIP, Una VIP meravigliosa. Un annetto. Ci ha passato un anno? Sì. Dimmi. Io mi lascerei così. No, ti devi decidere sul frontale. Qualcosa. Sì. Sentiamo che cosa decide la nostra bella cliente. Anche gli amici di Instagram, no? Canta. Facciamo vedere lei questa, È lei o non è lei? Ma se no la porti così, se non ti interessa nulla la porti così e vediamo un po'. No Francia, yeah. Ora non Francia come l'altra, però secondo me stai scrivendo ciuffo in realtà. Con ciuffo come? Con ciuffo lungo, ma fate dello scherzo. Sì, ma noi si fa anche per un altro discorso. Vabbè, devo fare il discorso perché noi siamo opinionisti del capello intelligente. Non so. La grande Ire, grande Ire. La mitica. Ma con capello sì, cosa ti tirano quando ti vedono? Cioè, come fanno gli altri capelli normali? Uno che ha capelli normali si sente soggezione di una donna. Sono tutti gelosi, mi domandano come mai sono così belli, perfetti, lucidi. Ti ha detto, te ne incaricare. Te che gli dici? Perché io c'ho i parrucchieri personali. Capito? Mi seguono 24 ore al giorno. Va bene? Senti, dove si gestiscono 24 ore al giorno. Vedi un po', mamma mia. C'avevi un impegno, mi sembra. Domani sì, si va a Roma. Domani? L'hai detto. Sì. La ditta dove lavoro ci hanno regalato per Natale un viaggio a Roma tutti insieme. Bello però, no? E si va a pranzo alla parolaccia, una vita ci vuole. Bello la parolaccia, preparati. Lo so. Preparati. È una vita che ci voglia andare. Avete trovato già posto, già fissato? No, aprono apposta per noi. Davvero? Perché loro sono aperti solo a cena e... Mitici, a Roma alla parolaccia, ragazzi. Adesso a pranzo, siccome siamo una cinquantina, per andare, però... Preparati perché... No, ti offendano in continuazione. Ma li puoi rispondere. Quindi ti presenti con un capello intelligente in questa maniera. Domani, voglio dire, li potresti quasi ipnotizzare. Potrebbero cominciare a trattarvi meglio. Non ho i dubbi. Che dici? Che dica lei? Che dica lei, Lady Blue? Sono impegnata io. Sono impegnata. Sì. Insomma, allora è passato così tanto tempo da quando ti sei messa i primi capelli intelligenti o la tecnologia del gemma. E come è stato, come l'hai passata al di là di tutto quello che è successo in questi 12 mesi? Insomma, 2022 non è che è stato... No, per niente. Allora, quest'anno dovrebbe essere un anno di raccolta, speriamo. Speriamo. No? Che l'anno più l'anno scorso... Come ti sei evoluta nella tua... Evoluta... non evoluta, rinata, che è diversissimo. Sei rinata veramente, Ma ti vedevi a fare il No. Me lo immaginavo. Quando ti sei accorta che c'era qualcosa, che questa tecnologia veramente si raccontava, Ciao Marcella! Grazie dei bravissimi! Grazie! Siete anche voi da pensare che lui ci sente. Stavo guardando.
prossima scena continua a seguire, ci impegniamo a essere, a fare il meglio di questo ambiente, con la pluridecorata tecnologia del gioco. Insomma, non c'è uno, quando ti sei accorto? Tanta tecnologia del gioco. Ma quanto ti sei accorto realmente che le volte scavano non ci siano come dove le contenere? Dopo alcuni mesetti, perché sai, per lì all'inizio, poi appena me la sono messa, come dici te, sono tornata bambina, sono tornata indietro nel tempo. Vero? Sì. Una libertà assoluta, vero? Però no, non hai scoperto un po' anche di tutte le qualità, insomma, le qualità Ah, d'estate tu filmare più fina da tutte le parti, come se niente fosse. Quando piove. Ho preso un'acquata l'altro giorno. Si sono asciutti così tranquilli, beati. La mia amica c'aveva una capata, non si tutte. Cioè, che capelli normali non lo fai. Io ci tengo a sottolinearlo, perché parlando anche di capelli normali, ma delle cose più normali con la olio, guarda, nel senso. La tecnologia, che poi è riduttivo parlare di tecnologia di getto e basta, no? I capelli tutti ionici sono nati per la tecnologia ionica, quindi ci sono dei brevetti e soprattutto sui capelli. Come diceva lei, no? Il controllo del prostato. Com'è? Quando piove? Che succede? Sì, quando avevo i miei capelli era una cosa impressionante. Mi sungevano come se avessi avuto un cappello tutto il giorno in testa. Mi si arricciola, se mi facevo una piega mossa, dopo nemmeno 10 minuti, tutti li avevo lisci. Diciamo che quando l'ultima volta me li fece mossi per l'ultimo dell'anno, a parte che mi sono ammalata, però mi sono rimasti quasi, io quasi tutta la settimana, ma poco ci manca. Sì, ho passato l'ultimo dell'anno a letto. Ho preso anche l'influenza, è normale, no Covid. Ciao Brigitte, presto sono lì da voi, ti aspettiamo, da dove vieni, dove ci chiami? Ti avevo visto, no, mi aveva fatto vedere la Gabri che c'era delle richieste di lei. Quindi te prendi l'acquata, no? Prendi l'acquata. Sì? I capelli? Ah, rimanga così, cioè si asciugano, ma nell'asciugarsi non è che ne si inventano crespi, ritornano come te. Allora, questa è una funzione importante, soprattutto per le donne, io lo dico sempre, insomma, perché poi sembra sia una leggenda. Poggibonsi Toscana, grande! Ma no, sei difficilissima, Oggi Monti Toscana ci metti 45 minuti, se proprio trovi traffico, Sei traffico, Oggi Monti. Ce ne metto 40 io? Come? Ce ne metto 40 io. Scusa, Oggi Monti? Oggi Monti deve andare a schiena, no? Quindi... Ciao Bullo, come stai? Ti vedo un grande parrucchiere, quindi mi dicevi, no? Cosa ti ha stupito poi delle cose? Raimondo mi ha fatto la domanda del secolo. No! Raimondo! Che differenza c'è tra il gergo e i capelli blu? No, non si parla. Chi è lui? Raimondo! Raimondo qui! Cognome! Alecci? Allora, io... Ciao Max! Buongiorno, buon lavoro anche a te! Allora, io parlo della nostra tecnologia, le altre non mi interessano. Ti dico la differenza, Se te sei un portatore di giracolla normale, come usano tutti gli altri? Senti un po' per portatore. E sai quali sono i risultati e quello che puoi aspettare. La tecnologia del geco è un passo in avanti, anche noi usavamo la bomba, sempre stata la migliore soluzione, fin quando non è stata utilizzata la tecnologia del geco. Quindi cosa puoi avere? La traspirazione che
su una protesi in figura sana, se si raccolla non puoi avere una maschilazione, visto? A scappare la carina lo potresti provare. La prima cosa è la traspirazione che ha portato a questo genere, la traspirazione fatta come la pelle, questo è importantissimo, no? Quindi, però non potrebbero rimanere tanti mesi con la nostra tecnologia in testa senza avere nessun problema. Però non utilizzando una colla normale, ma questa membrana ionica, quindi hai uno, quindi più nessun fastidio, che usa, quindi se porti la colla sulla colla come resina, non c'hai i fastidi del pulito, del cattivo odore che poi hanno, quindi poi il problema poi delle colle che si staccano, quindi io andavo da questi clienti che dopo qualche giorno, 5-6 giorni sono costretto a farlo di tocco, hanno ancora il barattolino della colla, ma se c'è la colla lo sa, se ce l'ha in tasca, nel comodino, nel terzo mobile. Con il gel questo non lo avrai più, qui c'è una cliente che ti può dire, ci sono oggi la media di gestirsi del conto proprio, quindi passa due mesi, non è un problema, perché poi ti puoi gestire tutta la famiglia, non sei più obbligato ad andare a un centro a fare l'applicazione. Per quanto riguarda i capelli intelligenti, i capelli ionici rispetto a qualsiasi tipo di capello c'è, quindi i capelli trattati, i capelli europei, ha queste funzionalità che ti dice la cliente, quindi questa è la grande differenza, prima grande differenza in questo caso. Perché poi sono tutti uguali là fuori, non è che un'azienda piuttosto delle altre. Gli altri l'avevamo un po' spuntato. Ah. Angelo chiede se il brevetto consiste anche nell'assenza di colle mediche. Sì, certo. Sì. E il primo brevetto è stato fatto. Okay. Ne sono stati fatti tanti altri, insomma. Però se vedete le nostre dirette, vi accorgete che alla fine... Allora, la differenza qual era? Corto, qual è? Quella di portare. Se mi viene in mente qualcosa per spiegare, la differenza c'è fra la dentiera e il dente fisso. Fra la colla e il geco c'è questa differenza qui. Quindi oggi è improponibile, ma come tecnologia, ma non perché la colla non funziona, perché il geco fa un altro mestiere. Chiaro? Quindi oggi se io dovessi consigliare di utilizzare una colla o il geco, io farei fare la prova. Infatti esiste una prova smart che chi ha un vecchia protesi a colla la può provare e la può trasformare con solamente 250 euro, mi sembra, giusto? C'è ancora la promozione, sì. E Gaetano vuole sapere se quella di Facchinetti è diversa. Chi fa? Gaetano vuole sapere se quella di Facchinetti è diversa. Ah, io ragazzi, io... Allora, non mi piace parlare dei nomi, io ti dico... La nostra tecnologia è questa, quindi... Io parlo della nostra tecnologia, io so che fuori utilizzano solo colla, punto, perché la tecnologia del gel è brevettata dalla SiluMed, quindi non è, ce lo potete andare a vedere. Ma non è perché le colle non funzionano, perché se oggi io levassi la tecnologia del gel, la colla sarebbe... probabilmente ancora la migliore soluzione, ma ad oggi fortunatamente... La tecnologia del geo va a risolvere i problemi delle colle, quindi questo è fondamentale, dovete capirlo questo. E per questo non si fa provare, quindi si fa fare la trasformazione di una vecchia protesi a colla con una nuova, quindi, tecnologia, quindi che è quella del geo. Quindi... Ma c'è andato a girare un barottolino di colla dietro? Brigitte dice, ciao, la differenza è favolosa, complimenti, grazie, assicuro è proprio così, Massi. Ecco, Max Barber, io ce l'ho in diretta, e c'è di là? Allora... Se mi dite, perché alla fine poi sembra troppo semplice, no? Ci sono, mi sembra, se non avete guardato, andate sul nostro sito, che c'è un intervento di una trasmissione molto famosa, no? Che quella si può dire questa, no? Che dirla, eh? Di ieri. Max, allora. Gaetano dice, comunque lui ha la nostra e si trova benissimo. Video Gaetano, però dovete conoscerla a fondo, la tecnologia. Un esempio, quando io racconto, no, c'è una delle che vengono qua da noi, una delle 10 funzioni della tecnologia che si è proprio la nuova che è l'autopulizia. Ora lui sembra si parli di storie di Star Trek, di fantascienza. Questo è tutto nei progetti, nel senso, no?
Ma tu cerca di fare le cose a un certo livello, se no non si cambia. Non esiste una cosa di oggi, può essere come volete, che non sia la tecnologia per i figlioli, che possa rimanere pulita per 20 giorni, perché questa è la nostra la tecnologia che oggi utilizza, che va a fare ossigenazione, tutto quello che sono inquinanti. Oggi io, questo vale una qualità di vita migliore dei capelli normali, quindi i capelli intelligenti hanno una serie di condizioni che sono sconosciute a queste persone. Ti posso fare una domanda? Sì. Secondo te ero concentrata si sporcano questi tuoi capelli intelligenti? No. Dimmi la verità. No, no. Ma ti sei mai domandata perché? Vedi, qui non è che i clienti devono essere, cioè devono sapere di chimica, sapere, però lo indossano, io gli ho fatto una domanda semplice, un anno lei porta i capelli, dice vabbè, io li vedo bene, stanno bene, e non è che mi preoccupo di quello che siano, però ti dico, dire, perché non si sporcano i tuoi capelli? Che sei accorta per... No, è giusto se non lo sai, però te dimmi, ti sei fatta questa domanda? Sì. Cioè, ma come mai sti capelli sono sempre puliti? Perché si autopuliscono da sole. No, non lo so. Al sole. Dimmelo te. Te la sei domandata? È l'interrogazione. No, ma è bello perché noi facciamo formazione, ragazzi, no? Quindi ricordiamoci, fuori ci sono le protesi normali, poi è arrivata la tecnologia Tentiglioni, si è alzato un po' il livello, no? Quindi, ma per la qualità di vita dei clienti, questo non è un concetto. Sì. Perché sennò sì, la colla la usa mio figlio per attaccare i fogli a scuola, mi ha detto Max Barber. Max Barber lo conoscete tutti, insomma, alla fine lo potete vedere. Ci sono dei video, no? Che parlano di lui, eh? Quindi sì, un video famoso. Fogli. È vero, Max. È tipo così. Che poi utilizza la tecnologia del geo. Fateci domande perché ci interessa. Nemmeno gommino perché ho paura. Sì. Quanto dura una piega? Ah, quella è tanta. Ma perché ti sei domandato come mai? Perché? Perché sono intelligenti. Allora, ragazzi, dovete capire che il suffisso intelligenti non è che sia una provata di marketing, perché mi fa piacere lo pensano gli altri, no? Perché tanto noi, i clienti vengono tutti qua. E poi quando vengono qua non tornano più indietro. Sì, attenzione, cercate di tenervi i clienti, fate qualcosa di meglio perché sennò diventa un problema, andando avanti. Ma è facile dire, no, oggi, ma sì, sarà solo una trovata di marketing. Mi fa piacere che lo pensiate, ma i nostri clienti usufruiscono della tecnologia veramente super innovativa e migliora la qualità della vita. Io li lavo una volta a settimana. Ma potresti non lavarli. Ah, voglia! Ok. E queste funzioni sono più attive quando è più alta la luce del sole. Ricordatevelo sempre, e come vi ho sempre detto sui nostri live, e sapete bene questo, che queste sono come le piante, no? Vanno con acqua e proteine. Basta. Quindi quando annaffiate la pianta a casa, se non volete che muoia, fate la stessa cosa. Quindi la tecnologia di capelli intelligenti è talmente semplice e incredibilmente funzionante che c'è poco da fare. Nonostante anche chi sbaglia e dà tutti i prodotti che non dovrebbero essere dati, lui fa le sue funzioni e continua a funzionare per conto proprio. Raimondo vuole sapere il costo di una protesi parziale. Ok, Raimondo, ciao, ti dico, se ci segui da poco da tanto sai che esiste la prova 30 e noi consigliamo. Allora, se sei un portatore di un vecchio impianto a colla che abbia la base in poliuretano, l'importante è che non ci siano i buchi, no? Perché loro dicono che c'è qualche buco di traspirazione, sì, ma sì, i buchi non sono traspirazione, ma sono buchi. E per la tecnologia energia non va bene. Va bene, quindi. Perché fanno entrare l'acqua, succede qualcosa che non deve succedere. Quindi, però, per vedere quelle che ci sono a giro, insomma, le protesi con la colla, nessuno traspira, perché quando ci metti la colla non traspirano. Ti fai la trasformazione e noi in un'ora e mezzo vieni qua e con 250 euro c'hai la tua vecchia protesi a colla che è trasformata con la tecnologia del GECO. Primo passo, se non sei un portatore fai la prova 30 che ha un costo di 550 euro e provi tutta la tecnologia del GECO. Ok? Poi dopo 30 giorni decidi se andare avanti o fermarti. Se vai avanti c'hai un piano di garanzia annuale, sì, infatti, che in base parte da 2000 euro, poi c'hai una parte di rimborso della prova 30, quindi sempre più IVA, e ti fai la tua gestione, e con il servizio GeoDrive ti puoi gestire totalmente direttamente a casa, senza avere nessun tipo di problema. Elisir.
quello che c'ha il collino da una parte. Sì. Perché vuoi quello? Perché è fenomenale. Che no, è quello. Che fa? Più morbidi, più lisci. Ok, Armando, però dai, lasciali il numero, lasciali il numero. Più luminosi. Do quello e... Quindi è una ricarica in più? Sì. Bravo. E tutti mi chiedono, poi ma che c'è i capelli? Ecco, una cosa, te sei andata al mare. A voglia. Il problema delle protesi normali, no? Io lo dico qui, voglio dire, sono costretta a metterci un po' più di capelli un pochino meglio, no? Che poi diventa rossi come le volpi, no? Perché l'ossidazione dei capelli, questi non diventano mai rossi, non hanno nessun tipo di problema, non c'è una differenza di colore, questo è importante. Ora, per le donne è un conto, ma per gli uomini soprattutto è importantissimo. Se te, il problema delle protesi normali, se vai a contatto con l'acqua di mare, al di là che c'è la colla e poi si stacca, ma il problema è che si annodano. Questi no. Oh, questi volevo capire una cosa, no? Perché la gran parte dei capelli ha questo problema. I capelli intelligenti funzionano in contrario, perché sfruttano l'acqua salata. Ti sei accorto te che è come se ci avessi messo il balsamo? Sì, 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 cioè come detto, quando come prendo l'acqua, si riasciugano e ritornano come se l'avevo lavati da allora. Perché te hai i capelli intelligenti. No, le donne del Geo hanno, sono le più belle e hanno i capelli intelligenti. Intanto non è per tutti. Ma ci hai messo molto. Però per persone con soldi, chi guadagna poco, no, no, ma alla fine, ascoltami, deve essere la qualità di vita, perché io vedo tante persone che fumano un pacchetto sigaretto al giorno, spendono 180, 190 euro, 200 euro al mese, li potrebbero investire con i capelli. Secondo me. Come se vada al parrucchiere, uguale. Sì, appunto. C'è una buona, ecco, se uno va una volta, due volte al mese al parrucchiere o spende 100 euro una donna, anche 150, quindi alla fine ci fa il colore, piega, taglio. Raimondo vuole sapere se ci siamo a Catania. A Catania, allora, ci siamo con il responsabile nostro, che poi, quindi, che io saluto, Massimo, ti può gestire tranquillamente, quindi sia a Catania che a Palermo che a Ragusa. E se vuoi provare, io ti consiglio, perché visto che comunque là c'hai le temperature molto alte, insomma, io non la userei la colla, perché comunque quando fa caldo comincia a avere un problema. Un problema. Stamattina c'era un ragazzo che ogni 6 giorni doveva fare la fase cieca e spendeva 100 euro. Ho detto alla faccia, ho detto ma è una bella... Quindi lui ha deciso poi di trasformare la vecchia protesi a colla con la tecnologia del jet. Ogni 6 giorni 100 euro? Sì. Faccia santa. Faccia santa. Ma può succedere, questa è la media. Quindi cosa volevi dire a una donna se fosse ancora indecisa? Di non aspettare, come ho fatto io un anno, non aspettare affatto, di provarla, fare la prova, vedere, ma tanto come fanno la prova fanno come me, cioè... Non cambiano, cioè. Grande idea. Allora ragazzi, chi vuole avere informazioni può chiamare allo 055 88 25 717, vi lascio qua, anche te Brigitte, va bene? Se vuoi fare un consulto telefonico. Poi una alopecia totale, come alla bella Irene, si può risolvere, poi ci sono anche le facce parziali, ci sono alopecie un po' più però piccole. Però penso per la donna sia un risultato straordinario. Poi io dico sempre. Te la fai la richiesta di rimborso, vero? Sì. Allora, siccome è un dispositivo medico, no? Quindi è dal 2013 un dispositivo medico, questo ci tengo a precisarlo, e ci avete un rimborso fino a 900 euro oggi, qui in Toscana, più quindi la detrazione fiscale 19%, quindi alla fine un piano di garanzia l'Irene recupera un 50%, va bene? Quindi, e la possibilità di accedere anche all'IVA agevolata. Te cosa fai, tutte e tre o...? No, solo rimborso quello di 900. Ok, non fai la detrazione fiscale. Vai alla grande così. Sì. Bella, Dio buono. Beh, così, grande, liscia, senza... Va bene, quindi ricordatevi, la tecnologia del GECO è un dispositivo medico, quindi dal 2013, insomma, grazie al nostro lavoro poi ne possono usufruire tante donne, perché comunque la battaglia abbiamo affrontato quando gli altri erano ancora a scuola, va bene? E quindi è stato un percorso molto importante, ma soprattutto per voi, perché per un periodo comunque c'erano solo le 300 euro, ma poi siamo andati via, cioè mi sembrava che non ci dovessero mettere insieme, no? Alle parrucche o da parte delle cure mediche, sono puramente importanti, certo. Ma però te, la tua alopecia, magari loro cercano di risolvere in 6-7 mesi,
dopo le cure mediche si spera che uno guarisca, però te, la tua alopecia, che è anche diciamo, irreversibile, ha bisogno di sostentamento anche di soldi, perché poi per una famiglia oggi è un problema. Quindi certo. Quella tecnologia del Tiglioni, capire intelligente, la tecnologia del GECO, quindi avete, quindi per le donne che hanno questo problema, quindi un rimborso fino al 50% sul piano di garanzia, va bene? Che poi vi diranno le ragazze. Raimondo fa l'igiene ogni 10 giorni a Catania. La fai, non la fai tanto spesso? Se hai la colla, io ti dico, usi la colla bianca? Sì, userai la colla bianca, no? Perché noi si usava 20 anni fa la colla bianca. Perché noi fino al 2010, prima di entrare in procedura del GECO, si usava la colla. Chiaro. Oggi la colla qui non la usano, se non qualche cliente che non interessa andare alla tecnologia del GECO, ma insomma... Che si perde. Sì, vabbè, lo sai, magari sì, un fattore d'età... Fattore d'età, ecco, te fai conto, quella è una colla all'acqua che se te oggi fai 10 giorni d'inverno, pensa te cosa farai appena alza le temperature. Te quando alza le temperature, Raimondo, farai 4-5 giorni e poi lo sai, vero, che il frontale ti si alza molto prima di 10 giorni, te sei a fare un ritocco nei 3-4 giorni, vero? Ci potrei pensare. Questa ma la tecnologia del GECO sta studiando per ma santa tecnologia del GECO, perché ogni 3-4 giorni ritocco, no? Vabbè, ma questo è lo standard. Se non usi la tecnologia del GECO levato da qualcuno, cosa fa? Esatto. Sì, ma io guarda, ricordate, io sono un tecnico, non è che sono, capito? Non sono riportato dalla pena, capito? Sono le sei te e io. Io sono l'inventore, Allora ti dicevo, se te ogni 3-4 giorni per te non è un problema, continua così, però visto che c'è la tecnologia puoi migliorare. Quindi puoi chiedere la trasformazione se vuoi. Se la protesi tua è buona, con 250 euro chiedi la trasformazione e il passaggio alla tecnologia del GECO. Però non lo puoi fare in giornata, perché lo puoi fare in giornata se vieni a Firenze, perché i macchinari per fare questo li abbiamo solo a Firenze. Se lo fai a Catania o dove lo fai, in Sicilia, dovrai aspettare il tempo che l'impianto si ritiri, quindi 2-3 giorni, va bene? Se fai la prova 30 Smart a 250 euro, ok? Se ne hai due, allora non hai un problema, quindi puoi farlo, però io magari ti consiglierei, pensaci, io ti facevo per non farti buttare via i soldi che hai già speso con le protesi con la colla. Capito? Però ecco, la realtà è questa, insomma, e traspirazione ne hai zero, quindi questo è. Se ci vuoi magari, vuoi parlare con me magari in privato, dopo il live, mi puoi chiamare, capito? Ma io, a me non mi spieghi meglio, perché passare con live magari non si riesce, per quello si sta chiudendo, se no Lide ci guarda male da partire per Roma. Quindi domattina, ma ora ci andiamo un po' a riposare, che da stamane. Io, ci fai vedere un po' com'è il dietro? Sì, scavato. Bellissima lei, domani a Roma vinci e non dovresti neanche pagare quindi il casello. Io te lo farei pagare il casello. Quindi fa un salutino bello. Un salutino, come sì? Ti pare? Come ti pare? Cioè però devo anche di buona speranza, per il 2023, dammi un po' di... Usiamo il GECO, non la colla. No, questo di sicuro, che è chiaro, no, capito? Usiamo il GECO. E vogliamoci bene. Vogliamoci bene e poi dargli un pensiero positivo per questo 2023. Esatto. Che dici? Più positivo di sì. Ma in generale. Dici, le cose stanno andando meglio? Partiamo, è meglio. Partiamo. Allora, lasciamo. Finiamo gennaio e poi vediamo. Grazie. Allora, un saluto alla bella Ire e la sua meravigliosa acconciatura di capelli intelligenti o la membrana del GECO. Un saluto agli amici di Instagram, un saluto a Raimondo. Chiamaci in privato, magari mi fai, se vuoi avere delle lucidazioni, te le spiego volentieri. Un saluto al presidente Max di Capelli Intelligenti, il mio canale, alle migliori soluzioni ai vostri problemi di capelli. Ciao.